Il piano antincendio regionale preoccupa fortemente il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, secondo il quale la dislocazione e il numero di mezzi messi a disposizione sono insufficienti a garantire la sicurezza del territorio. Per questo ha deciso di scrivere una lettera all'assessore competente. La campagna regionale antincendi, a mio modo di vedere, è carente, soprattutto nel momento in cui prevede che la dislocazione e il numero dei mezzi a disposizione, degli elicotteri a disposizione per la campagna antincendio sia praticamente dimezzata, perché da 11 si passa a 6 mezzi. Siamo consapevoli delle difficoltà che la regione attraversa, ovviamente, ma siamo altrettanto consapevoli dei rischi che ci sono in questi casi. Inevitabile per il primo cittadino ricordare i tragici eventi del 1983, quando nell'incendio di Curraglia morirono 9 persone. Noi abbiamo esperienze purtroppo brutte e terribili, mi rifaccio all'esperienza dell'83, nella quale in un incendio morirono 9 persone a Tempio e 20 ferite, per cui già da quel tragico episodio la regione prese dei provvedimenti per cui ci fu una presa di coscienza davvero notevole. È necessario che magari questo piano possa essere rivisto in maniera tale da essere calibrato maggiormente sulle effettive necessità del territorio e soprattutto sui pericoli che il nostro territorio in caso di incendio correrebbe nel momento in cui le forze a terra non venissero adeguatamente supportate dai mezzi aerei.